portare anch'io il mio contributo a fare un po' di chiarezza su una vicenda che ho vissuto direttamente e nella quale ovviamente tutti quelli che sono stati coinvolti hanno a vario titolo delle responsabilità, magari anche delle responsabilità di aver tentato di fare delle cose che oggi si dimostra sarebbero state più che opportune. Però il problema vero, al di là dei singoli passaggi, è esattamente quello che Piero Balzan ha saltato. E io mi rivolgo a Piero con grande rispetto, perché perlomeno le nostre idee sono molto lontane, ma perlomeno tenta di avere le idee e le dice pubblicamente. Ci sono invece troppe persone che non esprimono mai delle idee e gestiscono potere. E il problema vero di questa vicenda è esattamente questo, che ci sono persone che da anni gestiscono in maniera non trasparente, non democratica, potere e affari. E io non ho problemi di dirlo, perché quando lo dico i giornalisti non lo scrivono per paura di denunce, ma io non ho nessunissimo problema di questo tipo. Allora, tutto nasce dal fatto che a un certo momento, esattamente nel 2003, in forma precipitosa, l'ATO ha affidato direttamente alla società BIM GSP il servizio idrico integrato, e cioè l'ATO, che sono i sindaci, hanno affidato a una società GSP di proprietà dei sindaci la gestione del servizio idrico integrato. Questo è il peccato originale. Lo hanno fatto sulla base di un piano lacunoso che non poteva essere assunto come elemento per un piano industriale, ma al cui interno venivano indicate gli scostamenti possibili in base al fatto che c'erano 20 comuni che non avevano i contatori, ma che tutti i dati raccolti dai tecnici non erano dati verificati sul campo, ma stante le poche risorse messe a disposizione per fare quel lavoro, erano l'assemblamento di dati forniti dai comuni. E c'era in quel piano una cifra prudenziale di 16 milioni e mezzo. Allora, non raccontiamo le frottole. Il problema è che, esattamente per il motivo detto da Piero, i sindaci hanno preferito costruire un'ipotesi di tariffa sulla ipotesi più alta di consumo, perché siccome il costo a metro cubo è costo totale della gestione, cioè investimenti e gestione del servizio, fratto metri cubi, più sono i metri cubi, meno viene il costo della tariffa. Questa è la prima questione. Io allora assunsi una posizione, non avevo i carichi, ero all'opposizione, che è in contrasto con la battaglia di acqua bene comune, ma l'ho assunto non perché io sono per la partecipazione dei privati a tutti i costi, soprattutto non sono su vicende come quella dell'acqua, ma per scongiurare il danno più grave, che era quello che i sindaci affidassero a se stessi la gestione del servizio idrico senza ulteriori possibilità di controllo, perché era chiaro che sarebbe avvenuto il pateracchio che è avvenuto. Per questo io allora proposi che si facesse una gara, perché era l'unico modo per obbligare la società comunque ad avere un proprio piano e ad assumersi lei le responsabilità d'impresa, che invece si continua a buttare fra ATO e società. Ma l'ATO sono i sindaci,
perché il presidente della provincia che ha la responsabilità del coordinamento dell'atto è un semplice notaio, che fra l'altro nel voto sulla rappresentanza, perché nell'atto si vota in due sistemi, non ha nemmeno il voto, perché altrimenti rappresenterebbe 212.000 abitanti, quindi conterebbe come tutti i comuni messi insieme e quindi non vota neanche, non ha neanche un voto. Lo dico non per scaricare le responsabilità, ma perché se non capiamo, se non ritorniamo all'origine, rischiamo di non venire a capo della questione. Allora, detto questo, e affermato che sono assolutamente d'accordo con Walter sul fatto che il nostro paese non può pensare che la vicenda dell'acqua sia totalmente a carico della tariffa, è una follia pensare questo, perché succede che crollano gli investimenti, perché o vanno alle stelle le tariffe e non ci laviamo più, o crollano gli investimenti. Allora, detto questo, quindi, che bisogna che lo Stato si faccia carico, diciamoci anche un'altra cosa, che quello che è avvenuto è esattamente figlio della idea liberista che domina il mondo occidentale negli ultimi 30 anni. Questo è il frutto vero. Poi, ma non intendo solo la legge, intendo le modalità con cui è avvenuto. Allora, detto questo, dov'è il problema? Perché appunto è stato fatto quello che è stato fatto nell'affidamento del servizio, ma ricordo che nel 2007, da presidente della provincia e quindi dell'atto, feci fare un'indagine sulla società, da degli esperti. Quell'indagine rilevò che la società aveva dei problemi gestionali rilevanti, rilevanti. Prima di tutti l'assenza di una direzione tecnica con una concentrazione di potere nelle mani del direttore amministrativo, per fare nomi e cognomi, e del presidente che assume ruoli di direzione diretta, e poi che vi era un esubero di assunzioni di presenze amministrative rispetto alle presenze tecniche. Quel documento portato all'Assemblea dei Sindaci, perché i sindaci richiamassero la società, la risposta dei sindaci, se lo portai, ripeto, all'Assemblea dei Sindaci, la risposta dei sindaci fu: non possiamo richiamare noi stessi. Per dire cosa significa il conflitto di interessi, perché questo vuol dire conflitto di interessi, che se i sindaci sono proprietari della società, non possono anche essere i controllori della società. Allora, quello che si sta facendo adesso, e cerco di taglio via e vengo alla fine, quello che si sta facendo adesso di affidare ad esterni la gestione della società è il minimo che si può fare, ma è proprio il minimo. E sarà assolutamente insufficiente, sono d'accordo con Walter Bonanni e con chi sostiene questo. Perché? Perché il problema sta nel sistema BIM. Il problema sta nel sistema BIM. Perché 64 padroni, ha detto Gino Sperandio, vuol dire nessun padrone. Però voglio ricordare che ci fu chi in questa provincia esaltò come formula ottimale quella del BIM, che avrebbe dovuto, a suo dire, sostituire di fatto la provincia. Quindi non più la provincia a elezione diretta, non più un organo politico, ma i sindaci, 69 sindaci, che diventano l'organo politico. Credo che quello che sta avvenendo in GSP BIM dimostri la follia di un'idea di questo genere, che è antidemocratica, che è contro qualsiasi regola di trasparenza e di rappresentanza territoriale, perché là dentro il sindaco di Sovertene, con tutto il rispetto per il... no, poverino, non lo cito neanche perché è anche morto, il sindaco di Zoppè di Cadore, con tutto il rispetto del sindaco di Zoppè di Cadore, conta come il sindaco di Belluno. Questo vuol dire che i cittadini di Belluno contano un centesimo dei cittadini di Zoppè di Cadore, no?
per essere molto chiari. Allora, è chiaro che è quel sistema che va smantellato, ma anche perché in una società per azioni contano gli azionisti. Ma se è la società che finanzia gli azionisti, che finanzia gli azionisti non con gli utili, non con la distribuzione dei dividendi della società, ma attraverso introiti pubblici che avvengono con i canoni idrici, è ovvio che gli azionisti sono assolutamente subalterni rispetto alla società. Volete un esempio? Io ero un dirigente della Margherita. Quando feci la proposta, come Margherita, che i sindaci rimanessero fuori dai consigli di amministrazione delle società, non solo della BGSP, ma anche delle infrastrutture, eccetera, eccetera, tre sindaci, ne avevamo sei, quindi non avevamo tanti, tre sindaci da Margherita sono usciti dalla Margherita, in dissenso con questo, perché andavamo a mettere in discussione non idee, andavamo a mettere in discussione un sistema concreto di gestione del potere. Ma ve ne dico un'altra. Quel sistema lì fa sì che ci siano sindaci libero professionisti che firmano progetti di centraline che poi sindaci che dirigono queste società approvano e realizzano. Allora capite che il problema è smantellare sta roba qui, perché tutto il resto, ripeto, sta al di sotto di quella che è la questione vera. E questa non è demagogia, questo è assumere veramente la questione politica. Non vi può essere un organismo di governo politico del territorio bellunese fondato su un'assemblea paritaria di sindaci che ricevono la loro possibilità di esistere da una società che loro stessi dovrebbero controllare. È assolutamente un meccanismo che non sta in piedi. In quanto all'affermazione, perché io mi sono permesso di fare tanti nomi, anche quello di Zanolla, anche quello di Piccoli, ad esempio, no? Che sono i sindaci che da sempre gestiscono tutto questo meccanismo. Allora, il sindaco di Sedico, che è stato anche vicepresidente della provincia per qualche mese, dicendo che avrebbe abbandonato il BIM, invece poi ha abbandonato la provincia, è rimasto nel BIM, dice adesso che GSP e BIM sono due cose diverse, dimenticandosi forse che il suo stipendio lo riceve da GSP, no? Visto che lui è un dipendente di GSP. Non so se è in aspettativa, Piero, forse hai ragione, scusa rettifico, forse hai ragione, aspettativa. Aspettativa al 75%. Ma comunque, ecco, adesso non voglio entrare nel mezzo, voglio solo dire che... Entriamo nel merito. Ha una qualche connivenza fra una parte e l'altra, insomma, c'è. Allora, guardate, io dico, sui soldi c'è una questione. C'è una legge regionale che prevede che il 3% della tariffa che pagano tutti i cittadini del Veneto venga riversata alla montagna. Quella legge viene da una legge del Piemonte, fatta una decina d'anni fa, che in Piemonte funziona, e tutti i cittadini della regione Piemonte finanziano il servizio idrico integrato delle zone di montagna, cioè una concreta forma di solidarietà fra la pianura e la montagna. Perché nel Veneto non funziona? Perché che la scritta in Veneto ha colto lo spirito giusto della legge e poi ha scritto una puttanata. La rivendico ogni giorno di aver fatto quella roba lì, ma ha fatto una puttanata. Nel senso che ha previsto che i soldi vadano alle comunità montane per finanziare la difesa idrogeologica. Non è possibile, è illegittimo e quindi nessun atto lo versa. Perché è illegittimo? Perché
si tratta di una tariffa. La tariffa può riferirsi solo alla gestione di quel servizio, non al servizio, non alla, alla difesa idrogeologica. Fra l'altro è una puttanata perché significherebbe far risparmiare dal bilancio regionale i soldi della difesa idrogeologica e caricarli sulla tassa, su, sull'acqua che pagano i cittadini. Una, ripeto, una roba indecente. Però credo che con un'azione forte, anche riferita alla novità dello statuto, si possa, io ho già fatto un disegno di legge di modifica di questo, che si, basta solo scrivere che anziché sono destinati alle comunità montane per finanziare la difesa idrogeologica, venga scritto sono destinati agli enti montani, alle comunità, non mi interessa a chi in questo momento, poi magari lo vediamo, per la realizzazione di opere connesse al servizio idrico integrato. Perché se con i soldi pubblici facciamo gli investimenti abbiamo già risolto gran parte dei problemi. L'altra cosa concreta che dico è, a mio parere, a questo punto, o i sindaci definiscono effettivamente una proposta radicale di cambiamento, altrimenti, guardate, è meglio portare i libri della società in tribunale. È questo l'unico modo per fare chiarezza su questa vicenda. Ma anche qua, scusatemi, ma forfiore di amministratori che contestano questa idea perché dopo chi gestisce? Ma voi siete mai andati in un supermercato e vedete che ci sono le bottiglie del latte della Parmalat? Le avete viste? Voi tutti sapete che la Parmalat, sono stati portati i libri in tribunale e Callisto Stanzi è anche stato condannato, se non vado errato, per bancarotta fraudolenta. Però la società, questo non significa che la società non continui l'azione, che possa essere rimessa in bonis o che possa essere chiusa e poi sostituita da altri. Quindi non succede nessun disastro, solo che finalmente sarebbe un modo concreto per cominciare a mettere fine a questa situazione.